L'indagine parte dal 98, perché la GESAP è nata solo nel 94 rispetto al dato che le diceva inizialmente, Sì. e si è chiusa nel dicembre del 2006. Esatto. Sì, tutte queste persone, avendo uno sportello che è ininterrottamente in uso dal 94, ma per esperienza personale solo dal 98, sì, tantissime persone, uomini padri, si sono rivolte a noi portando anche una copiosa documentazione giuridica ed amministrativa, in qualche modo per dare credibilità ai racconti che loro ci facevano. E quindi, piano piano, accumulando dato per dato, poi ci siamo convinti e decisi a rendere pubblica questa indagine. E questo sarebbe Poi, solo una parte dell'iceberg, secondo voi? sì, Cioè ci ci... riferiamo solamente alle persone che si sono rivolte a noi, tenga presente ci sono tantissime altre associazioni di genitori separati, noi non ci permettiamo solamente di fare proiezioni perché non è il nostro compito, ma abbiamo voluto dare un nostro piccolo contributo per quanto riguarda specificatamente le violenze in famiglia. Poi naturalmente Prego. abbiamo come Abbiamo? Dica. Differenziato in tre tipi di tematiche: la violenza economica, la violenza fisica e in particolare quella che per noi è la più odiosa, la più terrificante, la più devastante, è la violenza di tipo psicologico, soprattutto quando per allontanarci dai nostri figli ci accusano ingiustamente di violenze e abusi sessuali. Adesso arriviamo anche a questo. Dottoressa Viola, ma è credibile la violenza fisica nei confronti di un genitore maschio? Ahimè, non solo è credibile, ma è un dato reale. La violenza fisica femminile chiaramente non è così potente come quella maschile. Spesso i padri non reagiscono di fronte a certi momenti di aggressività delle donne. Ma non Vabbè, ma faccio quello che solo. abbiamo sentito E questo è dell'acido proprio tipico muriatico della. versato negli indumenti intimi. Mi fa venire in mente Lucrezia Borgia, come donna in questo momento sono parecchio in difficoltà a pensare a atti di questo tipo, ma quotidianamente, ahimè anche nella mia professione, vedo un'escalation di aggressività femminile nei confronti degli uomini. Le donne hanno un difetto direttore, pensano di avere sempre ragione e quando non vedono Che riconosciute detto le da loro una ragioni, donna detto è da una una bella donna, è un'ammissione di missione. colpa, quando non vedono riconosciute le loro ragioni diventano veramente molto più aggressive di quanto ci si possa Ecco, ma immaginare. senza entrare senza fare dei nomi naturalmente, ma lei è consulente anche del tribunale, di alcuni tribunali. Le sono capitati episodi del genere? Assolutamente sì, e c'è una recrudescenza dopo la legge 155, l'ultima legge di diritto di famiglia, quella sull'affido condiviso, L'affido che congiunto, sì. prevede la genitorialità condivisa, ecco, direi che le donne si sono ulteriormente agguerrite. Perché? Perché si sentono minacciate nella loro primaria importanza presso i figli e non accettano facilmente questa Cioè le parità. donne di fronte all'idea di una parità, cioè genitori maschio e padre e Non sono madre che pronte, non sono pronte e a volte diventano veramente aggressive verso, vogliono i figli tutti a per tutti i costi soprattutto. sé, a tutti i costi. Ahimè sì. Spavone, le denunce per, lei prima parlava di tre tipi di violenze, violenza fisica, la violenza economica, se così si può dire, e la violenza Sì. invece di altra natura, psicologica o addirittura quando non si arriva a denunciare dei reati sessuali, che poi magari qualche Sì, volta, ma non guardi. sempre per la verità, non sempre, si Ma dimostrano guardi. infondati. Lei non ci crederà, ma il 30% delle denunce che ricevono gli uomini padri riguardano espressamente le denunce di abuso sui figli, perché il meccanismo è più rapido attraverso un procedimento del tribunale di minorile per essere allontanato dai figli. Poi dopo si vedrà, dopo anni, che questo non è vero, ma intanto il rapporto con il figlio è distrutto. E questo viene da circa 20.000 processi che l'associazione ha potuto in qualche modo seguire, proprio parlo del Tribunale Penale di Roma, attraverso le persone che si sono in qualche modo rivolte a noi e le abbiamo, come dire, fatto affiancamento. Quindi Ecco, sono dati reali che. scusi, di questo 30% che lei mi dice accusato di violenze sessuali, cioè tutto ingiustamente? C'è una Allora, sentenza? io poi mi riferisco ai dati che poi naturalmente le procure penali poi danno dopo il risultato delle indagini. Abbiamo soltanto un 5% di questi padri in via di propria giudizio e soltanto l'1% di questi poi vengono condannati. Nel caso precedente che è stato citato nel servizio è un caso di maltrattamento che secondo me bisognava dare una medaglia al valore a quel padre perché rimproverava semplicemente il figlio perché stava prendendo in giro un bambino disabile e quindi quella sculacciata che era sacrosanta dal nostro punto di vista è stato sanzionato dai magistrati. Quindi poi ci chiediamo il ruolo paterno, in che modo deve essere svolto laddove ci sono dei fenomeni di questo tipo. Dottoressa Viola, ma anche a lei risulta che episodi di molestie sessuali da parte di padri siano in realtà poi non documentati? Le è capitato? Certamente mi è capitato di seguire coppie in cui i padri erano già stati prosciolti dalle indagini e assolti completamente, quindi si trattava di ricostruire questo rapporto interrotto tra padri e figli. E mi è capitato purtroppo di constatare il dispiacere delle mamme di fronte a questi risultati, cioè invece di essere rassicurata una mamma di fronte al fatto che le viene detto che il suo Forse non ex ci marito. credeva. Forse non ci credevo, forse sperava in realtà che ci fosse una colpa in questo uomo che le permettesse di vivere i figli in modo quasi esclusivo. Io non voglio dire che tutti i papà sono degli angioletti e che le donne sono tutte cattive, ci mancherebbe altro, ma le donne spesso confondono il proprio livore, il proprio dispiacere, anche i torti che hanno subito dal compagno con la necessità che questo compagno rimanga padre a tutti gli effetti. E Quindi padre vogliono cancellarlo dalla propria vita, ma anche quella della vita dei figli. in modo da punirlo.